Hyrule Warriors è una new entry nella smisurata libreria di Musou firmati Tecmo Koei, che arriva in esclusiva su Wii U recuperando personaggi e ambientazioni di una delle più famose saghe Nintendo. Hyrule Warriors nasce come una collaborazione tra Nintendo e Tecmo Koei. Zelda offre ambientazioni, eroi, nemici e boss, qualche enigma e le conseguenti armi per superarli. Dynasty Warriors invece apporta al proprio gameplay tradizionale. Il sistema di combattimento infatti non si discosta affatto da quello ultra collaudato della saga. Abbiamo due tasti per l'attacco leggero e pesante, alternando i quali è possibile esibirsi in attacchi di diverso tipo. Non cercate però una qualche strategia. Visto l'abbondante numero di avversari, la vostra unica preoccupazione sarà quella di continuare a martellare sugli stessi pulsanti. Ci sono per fortuna dei diversivi. Alcuni boss, ad esempio, sono vulnerabili solamente a un oggetto, come la tradizione degli Zelda. Eppure l'uso degli stessi resta comunque limitato, utile al massimo per risolvere dei puzzle d'occasione. Non aspettatevi quindi di trovare qualcosa in più che scontri estesi e massacranti, perché il combat system rifugia in maniera perentoria qualsiasi tecnicismo. In Hyrule Warriors c'è pure un sistema di progressione dei personaggi, che mette in campo stemmi da creare coi materiali raccolti sul campo, pozioni e armi da fondere. Unitamente alla possibilità di combinare le varie armi per crearne versioni più potenti, questo sistema funziona nei primi momenti di gioco, ma non riesce a tenere sulla lunga distanza. Spingendo di fatto verso il grinding selvaggio, aggiunge poco alla qualità della progressione, che si fa stanca e monocorde dopo qualche ora. C'è da dire che il gioco si sforza di proporre una varietà di situazioni quantomeno accettabile, peccato che poi le missioni si rivelino troppo lunghe ed estenuanti. Il team avrebbe dovuto pensare a strutturare uno story mode meno diluito, con stage più contenuti nelle dimensioni. Lo dimostra ad esempio la modalità avventura, fatta di sfide più brevi e meno massacranti, che rappresenta una gradevole introduzione di questo capitolo, recuperando peraltro il look degli episodi 8-bit di Zelda. Resta complessivamente convincente il comparto artistico di Hyrule Warriors, estremamente efficace soprattutto in chiave di rilettura di personaggi, oggetti e ambienti storici della serie. Il motore di gioco, invece, regala soddisfazioni molto più moderate. Non mancano vistosissimi cali di framerate in certe situazioni e la modellazione poligonale non è eccelsa, soprattutto per quel che riguarda le ambientazioni. Nonostante si noti, almeno sul fronte delle texture, il salto di qualità rispetto ad altri Musou Tecmo Koei, bisogna ammettere che l'impatto non regge il confronto con quello di altre esclusive Wii U. Resta invece apprezzabile non solo l'uso di effetti sonori estratti di peso dalla saga di Zelda, ma anche una soundtrack che ne recupera le sonorità per rileggerle in chiave più rock. Sarebbe un errore madornale cercare in Hyrule Warriors qualche elemento che lo possa distanziare in maniera netta dai suoi colleghi. Nonostante la presenza di oggetti e situazioni strappate ad una delle più affascinanti saghe Nintendo, dal punto di vista del gameplay ci troviamo di fronte a un titolo che rimane fedele alla filosofia disimpegnata degli hack and slash di matrice nipponica. Il vero punto di forza del gioco, insomma, risiede soprattutto nell'iconografia a cui fa riferimento, che basta a mantenere alti gli entusiasmi nel corso delle prime ore di gioco e da reggere il peso della modalità principale. Hyrule Warriors ha infatti un sottofondo rollistico più riuscito rispetto a quello di altri esponenti della categoria, e questo basta perché si affianchi agli episodi migliori della saga.